La reazione degli Stati Uniti all'arrivo dei talebani a Kabul? I critici dell'amministrazione Biden parlano di fuga degli americani, non di un ritiro organizzato. Intanto da Washington è arrivato l'ordine di spostare l'ambasciata all'aeroporto di Kabul. Il ritiro delle truppe americane, formalmente iniziato il 1 maggio, verrà completato l'11 settembre, esattamente 20 anni dopo l'attentato alle Torri Gemelle. Il segretario di Stato Antony Blinken ribadisce: il piano d'uscita era già previsto. Siamo in Afghanistan da 20 anni, abbiamo speso $1 trilione, 2.300 vite americane perse. Essendo riusciti a fare ciò che ci eravamo prefissati, il Presidente ha capito che era il momento di porre fine a questa guerra per gli Stati Uniti, di uscire dal mezzo di una guerra civile in Afghanistan. Molti analisti hanno paragonato questo ritiro degli Stati Uniti a quello da Saigon durante la guerra del Vietnam. E mentre Blinken rifiuta tutti i paragoni affermando questa non è Saigon, ha scaricato la responsabilità della rapida avanzata talebana all'incapacità dell'esercito afghano, nonostante gli sforzi internazionali compiuti in questi anni. Il fatto è che abbiamo investito per 20 anni miliardi di dollari in questo esercito, 300.000 soldati, con una potente forza aerea, cosa che i talebani non hanno, con le attrezzature più moderne e sofisticate. E purtroppo non sono stati in grado di difendere il loro paese. Penso che questo spieghi perché tutto stia avvenendo così rapidamente. L'ex segretario di Stato Mike Pompeo è convinto che l'esercito americano dovrebbe partire alla controffensiva. Dovremmo schiacciare questi talebani che stanno circondando Kabul. Possiamo farlo con la potenza aerea americana. Dovremmo fare pressione su di loro. Dovremmo infliggere loro costi e dolore. Dovremmo imporci noi americani ai talebani finché non ci permetteranno di completare il nostro piano di pace in Afghanistan. Sullo sfondo, la promessa di Biden, la guerra in Afghanistan è finita, non sembra più tanto credibile. Intanto una missione militare italiana si occuperà del rimpatrio nelle prossime ore dei membri del corpo diplomatico e dei cittadini italiani presenti in Afghanistan.